Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. E dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare perché sapete bene che insomma la Juve deve cercare di ripartire con un progetto tecnico, sicuramente diverso, ecco, rispetto a quello che abbiamo attualmente. È un progetto tecnico che deve essere comunque progetto vincente, però prima di cominciare questo progetto tecnico bisogna dare una sistemata al bilancio, perché il bilancio rimane comunque un problema per quanto riguarda la Juventus attuale. Ho letto, secondo le varie stime, insomma, di chi ha lavorato al bilancio, che le perdite al 30 giugno dovrebbero essere dimezzate rispetto all'anno scorso, quindi sicuramente ci sta un miglioramento da questo punto di vista. Si sta lavorando bene dal punto di vista economico, quindi qualcuno sta aiutando, ecco, dal punto di vista economico, però comunque c'è un problema, perché col prossimo bilancio noi potremmo presentare praticamente un rosso di 120 milioni di euro, e 120 milioni di euro sono tanti, cioè come rosso è tanto, ok? Non si sta parlando di pochi soldi. Quando una società sta in perdita di 120 milioni, sicuramente ragazzi sono tanti soldi. Come farà la Juventus a riprendersi? Soprattutto, quali saranno i giocatori che potrebbero essere sacrificati? Ne parliamo fra poco, perché insomma, sicuramente ci sono dei giocatori. Perdonate, ragazzi, abbassamento di voce, meno intoccabili. No, meno intoccabili, no, meno vivaci, ecco, meno incisivi, meno organizzati da questo punto di vista. Quindi dobbiamo parlarne con tranquillità e con serenità, cercando di capire cosa farà effettivamente la nostra insomma squadra. E prima di iniziare, come al solito, iscrizione, ragazzi, prima di cominciare, insomma, a fare tutto, direi, ragazzi, assolutamente iscrizione, like e campanellina. Mi raccomando, sta cosa è veramente molto importante, perché ho notato che molte persone, fra quelle che guardano i video, praticamente non si iscrivono, non sono iscritte al canale. Io vi volevo rassicurare tranquillamente, non ci vuole niente, basta andare qua sotto, iscrivervi e attivare la campanellina. Veramente una cosa semplicissima, e se vi va seguitemi sui social. Allora, 120 milioni di euro di bilancio, di rosso in bilancio sono tanti. Però non è preoccupante la situazione, semplicemente perché vi dovreste preoccupare se noi non fossimo capaci dal punto di vista economico di guadagnare. Cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire che 120 milioni di euro sono in perdita? Vuol dire che i costi superano i ricavi di 120 milioni, cioè tu hai più costi rispetto a quello che in realtà guadagni. Quindi sul bilancio tu hai più costi rispetto a ricavi, hai una perdita economica. E quindi da questo punto di vista il tuo obiettivo è quello di cercare di diminuire questa perdita. Come si diminuiscono le perdite nel bilancio? Innanzitutto tagliando in questo caso le spese, quindi cercando di risparmiare laddove tu puoi risparmiare. In secondo luogo cercando di vendere giocatori che non sono comunque, diciamo, incediti, non sono comunque giocatori che tu sai devi puntarci su, e quindi tranquillamente li puoi vendere. E ci sono, diciamo così, ci sono dei giocatori, ecco, in particolare ci sono dei giocatori che, seppur sembrano, diciamo, stabili, potrebbero rappresentare una fonte di guadagno. Ora, parliamo realisticamente delle cose. La Juventus, non è assolutamente vero che la Juventus potrebbe fare un mercato sottotono. La Juve fa un mercato sottotono se vuole fare un mercato sottotono. Perché la Juventus non è una squadra che ha dei debiti talmente alti da non poter pagare i giocatori o da non poter avere una stabilità. Molte persone confondono il concetto di debito col concetto di perdita. Allora, il debito è una cosa che si riferisce a lungo termine ed è una cosa finanziaria, riguarda la parte finanziaria. La perdita è una cosa economica, riguarda la parte economica. Quindi, quando si sta parlando di perdita economica, non si sta parlando di un risultato negativo che potrebbe essere, diciamo, portato in giro negli anni, come potrebbe essere un debito enorme, ad esempio. Si sta parlando di una cosa che anno dopo anno calerà sempre di più. Quindi, se al 30 tu presenterai un bilancio in rosso di 120 milioni di euro,
Probabilmente quando lo ripresenterai sarà più basso questo rosso, fino a quando non diventerà un verde, cioè non si trasformerà in utile. Ovviamente, ragazzi, quando si parla da questo punto di vista di giocatori sacrificabili, si parla di giocatori che comunque non sono i cosiddetti top. Io ho sempre detto una cosa: i top player della Juve nessuno li caccia via. Sono loro che arrivano ad un certo punto, se loro arriveranno a chiedere la cessione, giustamente tu non puoi trattenere chi se ne vuole andare. Cioè, se domani arriva un top player e vuole andare via, la società deve cederlo, ma non perché lo diciamo noi, perché dipendesse da quello che è la visione societaria, io credo che nessuno andrebbe a cedere i top player di propria spontanea volontà. Però se domani ti arriva un top player in squadra e ti dice: guarda, mi sono accorto che non voglio stare alla Juve, voglio andare in un'altra squadra. Tu cosa fai? Ti tieni un giocatore che non rende da questo punto di vista e rinunci ad un pagamento? È normale che una società, come si deve, dovrebbe rinunciare a tutto questo, ma noi in questo momento non abbiamo tutta sta grandissima. Quindi è normale che nel momento in cui tu hai l'opportunità di guadagnare da un grande nome, tu ci vai a guadagnare. È tutto sbagliato, perché una grande squadra cosa dovrebbe fare? Dovrebbe tenere i grandi giocatori e dovrebbe aggiungerne altri. Però se da te viene un giocatore che è scontento, tu non gli puoi dire: no, a te non te cedo, ti tengo in rosa e devi lavorare in questo modo, perché quello rischia anche di perderci dei soldi. Quindi partiamo da questo presupposto. Poi, che all'interno della rosa ci siano dei giocatori che siano più sacrificabili rispetto ad altri, questo, cioè, credo che sia abbastanza normale che esistano dei giocatori che si possono cedere e dei giocatori che non si possono cedere. Cioè, se tu mi dici, ti faccio un esempio, ti cedo Szczęsny, prenderne proprio uno, io non è che faccio un casino, perché so che Szczęsny, per quanto possa essere forte, stiamo a parlare di un ragazzo che ha superato una certa età e comunque è replicabile, è rimpiazzabile, perché, con tutto il rispetto, è un giocatore che a me piace. Szczęsny è un top, secondo me, nel suo ruolo. È sicuramente fra i primi 10 al mondo. Ma comunque potresti pure prendere un portiere più giovane o puntare su. Cioè, si replica, capito? Diverso il discorso se mi dici te vendo un altro giocatore più importante in mezzo al campo. Cioè, lì mi arrabbio perché dico: aspetta, perché questo è più giovane, è difficile comunque da prenderne un altro che vale come lui. Quindi è diverso. Quindi si faranno delle cessioni basate comunque su quello che sono le esigenze economiche della squadra, basate sul fatto anche di dover guadagnare, ragazzi, lo dico sinceramente, perché poi non voglio che voi mi diciate: Matt, tu non, cioè, non voglio che voi poi diciate, non vorrei che voi poi mi diceste: guarda, non ci avevi detto questa cosa, lui se n'è andato. Se ne va un top player, se ne va perché decide di andare via lui, non perché la società va dal top player e gli dice: oh, guarda, e tu, mo ti cediamo. Cioè, è veramente semplice da capire. Nessuno verrà cacciato. Partiamo da questo presupposto. Qui nessuno caccia i giocatori forti. Però, se il giocatore forte decide di andare in un'altra squadra, tu non è che puoi stare qua a dirgli: no, guarda, tu, guai a te se te muovi, perché se non esiste, tu devi stare qua e basta. Non esiste, non glielo puoi dire, capite qual è il discorso? Cioè, non glielo puoi dire da sto punto di vista. Quindi è normale che, se andiamo a fare un'analisi di tutto quello che si vede, la Juve dovrà guadagnare dai giocatori, ma io mi aspetto una grande cessione, una sola, perché poi se cominciano a essere di più, come facciamo? Cioè, non facciamo l'errore di cedere i giocatori più forti, perché ti ripeto un'altra volta: il rosso, la perdita, però tu devi renderti conto che tu qui stai a gestire una squadra. Cioè, questa è una squadra, non è un'azienda, non è una squadretta che può arrivare decima in campionato. Questa è una squadra che quest'anno, nonostante tutto, era arrivata seconda. Cioè, è una squadra che ha, capisci, gli attributi. Quindi è normale che da sto punto di vista mi arrabbio se vedo giocatori ceduti che dovrebbero in realtà rappresentare un aiuto per questa squadra, capite? Cioè, cerchiamo di fare ordine da sto punto di vista, perché se non facciamo ordine da sto punto di vista, si rischia di errare, si rischia di fare, secondo me, di creare una squadra che non è competitiva. Già non siamo competitivi, per me, perché per me non lo siamo. È inutile che la gente dice competitivi, non per quello che noi dovremmo vincere.
per quello che mi riguarda. E poi togliamo pure i giocatori decenti, voglio dire, bisogna un attimo capire le cose. Fatemi sapere un pochino nei commenti quali sono le vostre idee, insomma, quali sono le situazioni della squadra.